Sì, come sapete, nella delega al lavoro vi è anche una misura di sostegno alla disoccupazione, una misura di protezione sociale molto importante. Se parliamo di protezione sociale, non va dimenticato, cioè il contratto di tutele crescenti è accompagnato dalla previsione di uno strumento universale di accompagnamento e di protezione sociale. Questo per dire che non ci siamo dimenticati di questo problema. In secondo luogo c'è uno strumento molto importante che è il sostegno all'inclusione attiva, che è stato sperimentato e che deve proseguire, che proseguirà. Il ministro Poletti sta lavorando su quello, sta lavorando per implementare questa misura, che è una misura che fa sostegno contro, diciamo, la povertà da un lato e sostegno però a un'inclusione appunto attiva. La terza misura che il Presidente del Consiglio ha già annunciato più volte e su cui stiamo lavorando è quella del potenziamento del sistema di protezione sociale attraverso i nidi e le scuole dell'infanzia, e lì con un programma che presenteremo quando abbiamo terminato Vabbè, ma questa dilla, vai. l'analisi. Dilla. Quella dei 1.000 giorni, 1.000 asili nido, Ecco, dilla. no, vogliamo, siccome siamo tutti molto innamorati, a Firenze più che a Reggio Emilia hanno lavorato sugli asili, allora sulle nidi e scuole Questo è dell'infanzia. il momento Reggio Children, eh? Hashtag di Ecco, Nonfu, momento allora. Reggio Children. No, però a parte gli scherzi, c'è una grande sensibilità nel governo su questo tema dei nidi e delle scuole dell'infanzia. C'è un disegno di legge molto importante in discussione al Senato, non mi pare, Maria Elena. Puglisi un po', E no? vogliamo fare una Di. misura molto forte, e quindi su questo punto ci misureremo nei 1.000 giorni anche, per 1.000 asili lasciare un nido in mille paese. giorni. Esatto. Chiudendo, c'è una domanda? Sì, c'è una domanda.